niente, il cannoniere. Paolo, fermi, fermi. Paolo, oddio. C'entra. Provi a rana. Lascia, vado io. Dormite pure tranquilli, domattina vi sveglio io mezz'ora prima di Ortisei. C'era poco da stare tranquilli, perché Filini era un dormitore da competizione. Ancora più da temere era il geometra Calboni, per una sua turba dal nome scientifico di ventilatio intestinalis putrens. L'aria diventò subito irrespirabile. Mamma mia, che puzza! Buccettone, ma perché non vai in toilette invece di appestarci con questi tuoi venti? Ma scusa, Calboni, ma sei impazzito? Ma non sei tu che ti sei sempre vantato di avere partecipato a questi campionati? Io? Di... Quando mai? Ma che fiete! Senta, ragionier Fantozzi, qui non si respira più. Abbi la compiacenza di andare fuori dallo scompartimento a scaricare l'aria dei suoi sedili, ha capito? Va di fuori, ragioniere, va di fuori! Guardate, sono qui. Ci faccia il piacere, te ne esci, vadi, vadi! Ma sei Calboni che si è sempre vantato. Buccettone, quando si è così, si prende un singolo. Esca! Non si resiste! Vada fuori! Ma è proprio un maiale! Ma come sarebbe un maiale? Proprio un maiale! Ma che sarebbe stato Calboni? Chiama Calboni! Fantozzi, ragionier Ugo. Buonasera, Caffè Musica Eventi. Questa sera si trova il Palattenda, località Villorba di Treviso, e come potete vedere nella foto è Paolo Villaggio. Naturalmente questo è quello finto, ma quello vero lo intervistiamo subito. Ciao Paolo. Buongiorno signore, molto gentile, siete molto gentili tutti. A me piace molto il baccalà mantecato. Buonissimo. Ce l'ha lei qui con... No. Mito. Paolo, sei un mito. No, voglio dire, la ringrazio perché, però non è sangue, perché mi sembra che lo dica per pietà. Non è una presa per il culo, no, assolutamente da parte mia. No, Paolo, io tu sei un attore che io ho sempre molto amato e stimato, perché i tuoi film io li conosco tutti, sono proprio un patito dei tuoi film, a quelli ancora che risalgono a qualche anno fa. Ma io ti volevo chiedere una cosa importante: quali sono i tuoi prossimi progetti? Dunque, i progetti futuri sono di, e purtroppo vorrei chiedere, le posso chiedere del denaro direttamente? No, lo dico sul serio, perché vede, ormai questo mito che dice lei ha circa 80 anni e quindi c'è una parabola discendente. Quando le dice attori preferiti, deve dire anche Totò, deve dire anche Alberto Sordi, Tognazzi, Dio mio. E quindi tutti, però, purtroppo, quelli sono deceduti. Io che sono ancora quasi vivo, ho bisogno di fare delle cose molto faticose, cioè le serate, eccetera. Non le consiglio a nessuno, perché è una fatica notevole. Alle volte però mi diverto, però col pubblico molto giovane, perché come lei sa, il pubblico che va a teatro in Italia, quindi i soldi, è formato esclusivamente da anziani, non uomini, fortunatamente da vedove. Vedove le quali hanno quasi tutte, posso parlare io, può parlare lei anche, quasi tutte eliminato l'amore della loro vita dopo 60 anni, con un'alimentazione ben mirata, e dopodiché, ormai non scopano più ovviamente, ma diventano di un'allegria, perché scoprono finalmente di essere libere, delle cittadine in prima classe. Allora a branchi vengono a teatro e sono veramente straordinarie, divertenti. Cos'è che ama molto? La pasta? In particolare la pasta, sì, ma il baccalà in particolare. Mantecato piace anche a me. Vabbè, ma caro, il baccalà magari è più consigliabile, perché la pasta, sa cos'è in romano la cofana?
la cofana è un piatto così. Quando lei si rende conto che è arrivato alla condizione di cofanista, cioè un cofanista proprio, lentamente vede che comincia a perdere la memoria, si addormenta facilmente di fronte alla televisione, insomma sono segni, insomma voglio dire che la situazione è finita, basta. E quindi lei rimane adorato, foto in casa e via dicendo, però ormai... Corazzo. Paolo, ti vedo ancora in buona forma, dai. Sono in buona forma perché io faccio prima di... Io come dico i grandi sultani, che so, tutti, anche Gheddafi, buonanima, aveva l'assaggiatore, ha capito? Gli portavano da mangiare. Prego, faccio questo. Se l'assaggiatore dopo un morso e 10 minuti andava a pavimento, dice... portatemi dell'altro couscous, ma questo anche lei faccia, si copri un assaggiatore povero, ha capito che lì hanno sempre fame, assaggia tutto, dici tu, non è mica avvelenato, infatti non è avvelenato, però diventa cofanista questo e lei gli fa mangiare ogni volta 3/4 della cofana e il resto se lo mangia lei. Io a Paolo ti chiedo solo un altro piccolo particolare. Il tuo prossimo appuntamento qui nel Veneto. Dunque, a me piacerebbe avere un appuntamento, me lo procura lei, no, veramente lo dico sul serio. A me piace molto, quando ero ricco andavo all'hotel Cipriani alla Giudecca, andavo sempre a cena all'Eris Bar e poi mi piaceva molto andare a Murano, dove sono molto amico di Lino Toffolo, e allora poi il Canal Grande di Murano è poetico, bellissimo, però con chi andare a Venezia? Io, se lei la conosce, la prego, no, la guardo veramente. Lei conosce una certa Belén Rodríguez? Sì. È un'argentina di una simpatia. Allora lei mi telefona, le lascio il numero. Dice, ho convinto Belen a venire una settimana a Venezia con lei, dopodiché basta. Quindi il mio prossimo futuro non è già organizzato, ma me lo organizza lui, che è bravo, fa anche quello le volte. E va bene, insomma, va bene, basta. Paolo, io ti ringrazio, ero sempre molto molto simpatico, grazie Paolo. Sai. Come simpatico, no? Le do dei consigli, no? Sì. Mi chiami? Grazie, siete molto carini e gentili. Come ha detto? Cosa ha detto lei? Arriva la voce. Ah? Arriva la voce che non c'era prima. Lo so. Adesso lei mi fa subito una voce che mette in difficoltà. No. Lei è sotto. No, perché altrimenti volevo domandare se ci sono dei non utenti in sala. Alzare la mano, perché insomma, voglio dire, io sono molto, insomma, mi dispiace molto, sono molto umiliato, non dovrei più dire che purtroppo lo spettacolo questa sera, per un'imposizione mia, non cose gravi, insomma, ma ho una disfunzione molto grave, cioè sa cos'è l'incontinenza, forse adesso. Lei è un dentista, no, un sindaco. Ma no, questo io sono molto servile purtroppo. E dunque, no, non voglio dire che lei è responsabile, mi sembra che voi siete molto... molto carini, no, veramente lo dico, anche lei è, guardi che non è per malotto, guardi che sarebbe terribile. No. I rapporti. No. Da quanto te? Una seta d'ufficio. Va bene. Senta,
Buona domanda. Grande Bologna ha detto, ieri ho visto uno spettacolo di quella, ma non ho detto neppure di averla, critica, una merda, basta. Fantozzi Ragioniere Ugo, matricola 1001 Barabis, dell'ufficio sinistri. Lei venghi qua. Sì, signor mega direttore. No, va di là e si muovi. Ah, hanno messo la parete a vetri. Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo il tram. Se il cartellino